Ciao tesori e tesori, in questo video vi mostro due creazioni veramente semplicissime. È un video tutorial che voglio condividere con voi perché ogni volta che ho l'ispirazione condivido con voi i video delle creazioni. Ho realizzato in questo video tutorial un bracciale molto semplice con i bottoni, eccolo qui, veramente molto molto semplice e lo trovo carinissimo perché sono due colori diversi e una fantasia che mi piace tanto tanto. E poi ho realizzato questo semplice phone strap. Vi lascio il video tutorial, spero che vi piace e che vi sia di ispirazione. Un bacio grande! Materiale che ci occorre per realizzare due creazioni con i bottoni sono bottoni colorati di fantasie diverse, ma di stessa misura. Io in questo caso utilizzerò, credo, una misura 18 mm perché non so la misura precisa. E poi utilizzerò un 10 mm, un bottone molto più piccolino, phone strap. Mi serve due pinze, due paia di pinze e anellini d'argento di credo 12 mm. Iniziamo la lavorazione. Per creare il bracciale, che ora vi mostro l'inizio, come potete vedere è molto semplice ed è molto carino. Metto il primo anellino che ho già aperto dalla parte del bottone, del foro del bottone, in questo modo, e prendo un altro bottone di un altro colore in quest'altro e vado a chiudere. In questo modo mi troverò con questo fantasia. E diventerà un bracciale molto carino. Di nuovo prendo un altro anellino e lo metto nella parte del bottone viola e prendo un altro bottone di un altro colore e poi vado a chiudere. Non vedete che sono un po' imbranata per chiudere perché io con gli anellini sono un disastro. E questo è il bracciale che verrà. Vi faccio vedere un'altra volta e poi vi mostrerò l'idea per realizzare il phone strap, ma non con questo tipo di bottoni, ma con un altro bottone. Metto l'anellino sempre dalla parte del foro e prendo un bottone di colore viola e vado a chiudere. Ed ecco qui che si crea un bracciale molto carino, molto semplice. Io non vi faccio vedere come lo finisco, ma ve lo farò vedere completato, in modo che non sarà un video lungo. E adesso prendo un bottone, in questo caso a fiorellino, con una fantasia disegnata con un quadrifoglio, e vado a creare il phone strap. Il bracciale finito, questo è il bracciale finito e mi piace tantissimo e spero che possa essere l'ispirazione. Adesso ve lo mostro più da vicino, tempo che me lo tolgo. E ho dovuto mettere uno schettone di una misura diversa perché li avevo finiti grandi, ma sicuramente lo cambierò. E questo è il bracciale e io trovo che sia un'idea molto carina e originale. E adesso facciamo il phone strap per il nostro telefonino. Prendo questo bottone a forma di fiore, prendo un anellino di 12 mm, lo metto in questo modo, vado a chiudere. Potete fare anche degli orecchini, volendo, potete creare degli orecchini molto originali. Una volta chiuso l'anellino, prendo il phone strap ed è molto molto semplice come realizzazione ed ecco qui la creazione. Quindi ho fatto due tutorial semplici, due in un unico video, bracciale e phone strap. Gli orecchini non ce n'è bisogno perché si vede che sono molto semplici da realizzare. Spero che possa essere di ispirazione e comunque sono creazioni molto semplici. Al prossimo video, un bacio grande! Ciao tesori e tesori!